Saliamo ancora una volta di categoria e alla partenza troviamo gli atleti della G4, gli atleti estratti nella prima batteria, perché anche in questo caso assisteremo a due gare di atleti della stessa età. Anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Ovviamente in questa prima batteria presente anche la categoria femminile. Vediamo che la durezza del tracciato ha già sgranato il gruppo. Un drappellino si è portato al comando ed in testa troviamo maglie di Ronco e Monteclarense che stanno forzando l'andatura. Ed è proprio un atleta in maglia rosa-nero della Ronco Maurigi a lasciare la compagnia del gruppo e a tentare un'azione personale. Più indietro vediamo il resto del plotone guidato da un atleta di fuori provincia della Madignanese. Siamo sul finale di gara, vedremo un po' cosa accadrà. Dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano. E con questa bella azione nel finale è Simone Codenotti della Ronco che vince la prima batteria del G4 davanti a Gabriele Pogliani e Federica Venturelli. La classifica a quinto posto per Elettra Paganelli dell'Ossanesga. Quarto Matteo Cattivelli della Madignanese. Terza la sua compagna di squadra Federica Venturelli. Secondo Gabriele Pogliani della Feralpi Monteclarense, vincitore Simone Codenotti della Ronco. Tra le ragazze, terza Isabella Assolini della Monteclarense, seconda Elettra Paganelli dell'Ossanesga e vincitrice Federica Venturelli della Madignanese. Prime pedalate anche per la seconda batteria della categoria G4, per loro in programma 11 giri, quindi circa 9 km prima di concludere la propria fatica. E nonostante l'andatura non particolarmente impegnativa, il gruppo si sta già sgranando, siamo nelle fasi iniziali di gara, ma il percorso, l'abbiamo detto, piuttosto selettivo, sta già facendo la differenza. Il gruppetto dei migliori si è solidificato giro dopo giro, sono 7 gli atleti al comando della gara di questo secondo trofeo comune di Sanemarasino, secondo Memorial Martinoli, e intanto gli atleti sono arrivati al suono della campana, sta iniziando per loro l'ultimo giro, quindi fra 800 metri scopriremo chi sarà il vincitore. Grazie ad un allungo proprio nei metri finali ad aggiudicarsi la vittoria è Angelo Monister della Feralpi Monteclarense che precede Luca Mora e Michele Daffini. Leggiamo la classifica, al quinto posto Simone Bortolotti della Monteclarense, quarto Mauro Faustini della Camignone, terzo Michele Daffini del Rodengo Saiano, secondo Luca Mora della Soprazocco e vincitore Angelo Monister della Feralpi.